Eccomi qua per il terzo discorso sul cazzo. Non so bene cosa dirò, ho solo qualche punto uscito dall'osservazione del medesimo imputato e lasciandomi andare a quella energia che mi sostiene ogni respiro della mia vita, vedrò per primo le parole che usciranno per fare chiarezza su che cos'è questo simbolo e quale vantaggio porta agli esseri umani poterlo leggere e comprendere e usare il significato di quel sentimento poi nel vivere bene nella nostra giornata. Allora, ieri parlavo del linguaggio. Mi sono accorto, no, riflettendo sempre in base al meccanismo del chiedersi perché, invece di scattare immediatamente nel come, no? Questo è il pensiero magico che ci fotte la nostra vita. Ad esempio, il debito pubblico, Madonna! Come tutti a dire, come si fa per estinguerlo, per tenerlo calmierato, per... E la risposta non c'è, perché nessuno sa niente del debito pubblico. Non ti spiegheranno mai veramente dove nasce, a chi devi dare i soldi, mai. Ti danno sempre delle cifre che tu devi pagare. I tuoi figli, i tuoi pronipoti, addirittura vorrebbero farli pagare anche i tuoi avi, no? Perché c'è questo gusto del debito, che il debito non esiste, è una emerita cazzata, cazzata. Siccome noi non capiamo un cazzo, e mi ci metto io per primo, però mi rendo conto che quando cominci a capire qualche cosa, quando il cazzo comincia a capirlo, e per cazzo intendo la vita. La mia vita interiore ed esteriore, che sono un tutt'uno in questa esperienza. Non è che devi stare tutto nell'interno o tutto nell'esterno, perché allora che senso ha questo mondo, no? Devi stare in quella via di mezzo, dove non devi dimenticare la tua radice, chi sei in realtà. Ma non dimenticare con un pensiero, dimenticare col sentimento, senti chi sei, stai eretto, eretto come un cazzo, ma non per quello che noi intendiamo, no? Quando diciamo il linguaggio, cazzone, sei un cazzone, no? Si usa quell'immagine per dire non vali niente, che cazzo dici? Che cazzo, ma hai rotto il cazzo? Ma che cazzo vuoi? No? Abbiamo sempre il cazzo in bocca in tutte le situazioni nelle quali noi ci troviamo, positive o negative, no? Perché a volte si dice che cazzata che ha fatto quello lì, oppure che cazzata, nel senso di ridere, bella barzelletta, no? Però sia nel positivo che nel negativo noi prendiamo sempre il cazzo come punto centrale, come perno del senso della vita, del peso della vita, di un qualche cosa che, ma che cazzo fai, no? Ma dove cazzo vai? Ma quando cazzo vieni, no? C'è sempre questo cazzo che ci dà un ritmo. E se lo facciamo di metterci dentro questo linguaggio, no? Con la parola cazzo, no? Anche lì, per sminarne, no? Per togliere il detonatore della potenza che ha il messaggio del cazzo in un essere umano, no? Diciamo, parli male, sei scurrile, parli male, allora non sei degno di considerazione. Sei come un ubriaco che ha perso la facoltà e lo si compatisce, no? Fondamentalmente. E invece accorgersi che la cosa sta prima di tutto in un altro modo, che fortunatamente è proprio nel modo che mi piace a me, no? Mi piace a me perché avendoci confidenza con questo oggetto, non vergognandosi, perché nella mia vita, no? Se mi volto indietro e guardo come è nata, no? Tutta questa cappa che abbiamo sulla testa in rapporto del cazzo, no? Non posso non vedere che io, bambino, vedevo gli adulti avere un grande tiro sulla pornografia e la tenevano nascosta in dei giornaletti da qualche parte. Gli adulti in tutte le tante professioni considerate civili, di rilievo e via discorrendo, no? Per cui cosa fai? Tu con la tua intelligenza istintiva capisci che se tu vuoi viverti quella cosa lì, la devi vivere
privatamente non nessuno deve vedere o pensare più di quello che si può mostrare alla gente, quell'eros che è pubblico, no? Essere galanti, ci fidanziamo, siamo un bacino, quell'eros che si può vedere, no? Invece l'eros del sesso, giustamente, deve essere una cosa fatta in privato, non perché gli altri non devono vedere che sta male, perché è un fatto privato, è un incontro che tu hai, prima di tutto con te stesso. Con te stesso. Quando tu hai un rapporto sessuale, l'incontro ce l'hai con te stesso. Fondamentalmente, l'altro essere umano è comunque un attrezzo masturbatorio, perché il piacere che senti non è in lui che passa in te, ma è in te e viene stimolato da questo incontro qui. La masturbazione fa la stessa cosa, no? Tu con la masturbazione entri in contatto con un sentimento che è dentro di te, che non ha bisogno di parole, per portarti a un livello dove tu sei piacere, no? Sei piacere puro, che non capisci, ma capisci che va benissimo quando ci sei dentro, no? Perché la vita è così, a volte, spesso, non voglio dire sempre, no? Ma c'è qualcosa che dentro che vorrebbe dire sempre. La vita non vuole essere spiegata, analizzata, vivisezionata, smontata scientificamente con il nostro approccio mentale da scienziato, che è una merda. I nostri scienziati sono delle merde, non sanno, a parte qualcuno, ad esempio c'è la Giuliano Conforto che io seguo in internet, che è l'unico scienziato che ci mette un po' il cuore, il sentimento nell'osservare quello che sta scoprendo anche lei, no? E quando una persona fa così, quello che ha scoperto e sta sperimentando te lo passa automaticamente con quella allegria, con quella vita che le informazioni hanno bisogno di avere per arrivare e fissarsi, diventare patrimonio della tua conoscenza, di quello che conosci, e accrescere quel patrimonio importantissimo che è il sapere. Per cui il linguaggio del cazzo è, l'abbiamo sempre in bocca, lo usiamo perché la nostra anima vuole significare. Quando dici non mi rompere il cazzo, cioè tu capisci subito che oh basta, non rompermi la mia vita, non rompermi il mio stare bene, il mio stare in tiro, il mio essere efficace, non mi rompere, no? Non mi rompere. E poi via discorrendo le altre parole che verranno da sole, eccetera, no? Però quello che io sto seguendo, ad esempio, ieri sera prima di uscire, poi chiudo, ieri sera prima di uscire per andare al compleanno della Beatrice, mia nipote, no? A quale ho portato il regalo, ironizzando, il regalo del cazzo, gli ho portato il boccia. Il boccia è nato grazie alla pugnetta fatta con la Nestlé. Ho detto ok, andate a fare in culo. Allora, anagrammando un po' le parole, eccetera, così da bacio è venuto fuori boccia, che boccia in lingua nordica vuol dire ragazzo, no? Ragazzo. Io non sono un nordico, sono un romagnolo, ma poi non puro, perché ho visto la mia radice parte dal sud. Io ho scoperto che i Montelli ce ne sono tanti nel Puglia, per cui la mia radice viene dal di là. Qui, da quando io sono al mondo, prima che arrivasse internet, non ho trovato Montelli, manco morire. Mantelli, Martelli, tutte queste cose, ma Montelli non ne avevo mai trovati. In più io mi chiamo Montellic per un nomignolo che mi si è appiccicato addosso durante le scuole medie e che adesso mi fa compagnia, perché, ma anche senso, perché mi sento come un po' un delinquente, no? Come Diabolic, che faceva dei crimini, però con un certo stile, eccetera, in quel caso per il suo beneficio, la sua ricchezza, che io poi a un certo punto vedevo di una noia, no? Sempre lei con Eva, chiusi in queste caverne, oppure mettersi queste maschere, vabbè. Io sono, in un certo senso, un criminale per quello che riguarda la cultura, perché sto maneggiando, ma non tanto il cazzo, ma quello che c'è dietro come significato, cioè la pace. La pace è veramente il nostro patrimonio infinito, inestinguibile, che aspetta solo di essere speso, no? Perché è lì solo per noi. Se non lo spendiamo ognuno di noi, per quello che è il nostro conto personale, che è infinito, personale,
non lo spende nessun altro. E non spenderlo è una cazzata immane. Ciao! È passato un mio amico in bicicletta, un artista. E per cui adesso chiudo qui perché mi... Ah no, volevo... Ieri sera, prima di andare al compleanno della mia nipote, no? Stavo per chiudere perché il tempo, l'orario, eccetera, e una donna ha bussato. L'avevo già vista prima con un'altra persona, non ricordo se era un uomo o una sua collega, non so, che guardavano, quindi poi mi hanno guardato a me. E c'è quella cosa tipo, se guardo questo qui che c'ha sti cazzi intorno, come la prende lo sguardo? Cioè, capisco che c'è un imbarazzo perché siamo ancora in un momento di oscurità. Io so che la luce su questa faccenda c'è già, no? È già accesa e ne vediamo veramente delle belle, ne vediamo veramente delle belle per noi stessi. Comunque, il punto, al coraggio, bussa, vengo dentro, dico sì. No, scusa, sai, ma molto, era molto educata, non era, voleva sapere il perché io sto facendo queste cose, soprattutto il cartello che ho messo in vetrina, dove ho messo l'informazione della festa della donna, che è il prossimo appuntamento, con sotto il simbolo del cazzo più Dio uguale pace, no? Questo è il messaggio che lei mi voleva chiedere spiegazione, no? Ma e perché sti cazzi, no? E io ho detto, guarda, io sti cazzi non li volevo così prepotentemente come ci sono adesso, veramente non li volevo. Dico, adesso non ti posso spiegare, però se vai su Facebook, gli ho detto, eccetera, così, no? Per cui dopo anche lei doveva andare perché stava facendo un corso con altra gente qui all'Ascom, ed è di Lugo, mi sembra, una persona del genere, così. E ci siamo dovuti lasciare interrompere la cosa. Io non so se lei sia andata su Facebook, che abbia visto, eccetera. Se non l'ha fatto, penso che tornerà qui e continueremo a parlarne. Di tutta questa faccenda con questa ragazza, quello che mi è piaciuto è che il messaggio che io ho messo, ho visto che è efficace. Fa scattare nelle persone un'attenzione, un interesse e un desiderio che le porta a fare qualcosa, cioè a bussare qui, che non è facile venire qui a bussare. Tutte le persone che hanno, perché quando io diventerò famoso a livello e manca poco, e allora dopo venire qui sarà, ma chi non mi conosce lo fa adesso, lo fa perché è vivo e reagisce alla sua anima e se ne sbatte il cazzo a un certo punto di quello che gli dice la sua zucca, che cercherà sicuramente di fare, cerca di fare, ma a un certo punto irrompe il cuore e dice, che cazzo c'è qui? E io rispondo con una gioia incredibile. Chiudo perché c'ho Mr. Bean là nel suo stampo, che sento che si è incazzato al punto giusto. E poi devo fare anche un altro piccolo video dove devo parlare dell'avvocato con una capa tanta, la Jet Ruot. A dopo.